Amici di Enjoy Television, questa sera sono molto felice perché qui con noi, davanti alle nostre telecamere, un mito della musica dance, Corona, benvenuta su Enjoy Television. Grazie per il mito, ciao a tutti, eccomi qua, facciamo una chiacchierata? Facciamo una chiacchierata. Allora, ci sono le persone come me che hanno vissuto gli anni 90, quindi hanno vissuto la tua musica, ci sono anche i ragazzi più giovani che magari non si ricordano di te negli anni 90, quindi partiamo un po' dal passato per arrivare a quello che... This is the rhythm of the night, oh nah, oh yeah, this is it. Questo è il passato, questi sono gli anni 90, Corona. Allora, tutto iniziò da lì, no? Tu sei brasiliana, ormai possiamo dire anche che sei italiana, però. Sì, io mi sento la metà, una metà italiana e una metà brasiliana, perché praticamente quando ho giurato, no? Voglio dire, ragazzi, ho pianto tantissimo, è stata una roba molto bella, emozionante, veramente non mi aspettavo di ricevere questo onore. L'onore di poter firmare, sai, come italiana, quindi la mia metà italiana è molto forte. Sapete quando c'è la Coppa del Mondo, una lotta tra me e me che, vabbè, non parliamo. Eh sì, Italia-Brasile è sempre una lotta, eh. Sì, sì, una lotta. Una gran fatica. Tutto parte dal Brasile, dove io so che tu lavoravi in banca in Brasile. Sì. E poi cos'è successo? Beh, poi ho cominciato a viaggiare sotto praticamente Pelé mi ha suggerito, calciatore, perché io dovevo andare o negli Stati Uniti o venire in Europa, non sapevo esattamente dove. Lui mi fa: sicuro che se vai in Italia esplode. Io ho detto, beh, ma non sono venuta con questa intenzione, la mia intenzione era conoscere il paese perché mi piace molto, da bambina abbiamo vissuto sempre con tantissimi italiani in Brasile, c'è una colonia in San Paolo la più grande nel Brasile e quindi ho vissuto sempre con la cultura italiana e quindi volevo vedere da vicino. È arrivato il progetto Corona, che all'inizio era un progetto e aveva te come front woman, esatto. Sì, esattamente, abbiamo lavorato tante persone, c'è non so, Ivan Spagna, il fratello, c'è tanta gente dentro, DJ Rabino, io, tanta gente, quindi questo era un progetto che nessuno se l'aspettava che dovesse crescere così tanto, manco io. È stata una sorpresa, il pubblico praticamente ha consacrato il lavoro e quindi questo anni 90, perché partendo praticamente, chiamavamo i martelloni, no? Che c'era quindi la gente diceva no, vogliamo tornare alla melodia e quindi molta fortuna perché Rhythm, Boy Baby Baby, Try Me Out, Adonna Bestar è molto melodico, quindi ho avuto anche la consacrazione del pubblico, la fortuna di essere nel momento giusto e quindi veramente un successo quasi mondiale. Sai che quando si deve fare un'intervista, no, si va un po' a ricercare notizie in internet dell'artista che devi intervistare. Io, cercando un po' di notizie, ho letto anche che tu eri considerata la front woman, ma si diceva che non eri tu che cantavi. E invece? Sono io che canto. Fino ad oggi, fino ad oggi mi fanno, ma eri tu, non eri tu. Io rispondo sempre, guarda, abbiamo lavorato in tanti, c'erano le coriste, c'erano
tutti quanti noi abbiamo lavorato per questo grande progetto che ha funzionato e voi avete visto, avete potuto tanti di voi venire sempre alle mie serate, io invito sempre tutti a venire e potete sentire con i vostri orecchi se ero io o no, però vi garantisco che c'ero. Rhythm of the Night è un evergreen, quando lo si suona tutti saltano, tutti cantano, tutti lo conoscono, però al giorno d'oggi non ci sono più gli evergreen. Che cos'ha Rhythm of the Night per essere entrato così nella testa delle persone? Ha lasciato veramente un segno forte. Difficile a dire, secondo me i sapori anni 90, la voglia di tornare indietro nel tempo, di ricordare che si stava bene, che ci si divertiva, si andava in discoteca per ballare. Penso che era tutto, c'era meno pensiero di tasse, politica. Come la vedi la musica dance adesso, nel 2010? Ti direi diversa, grazie a Madonna, perché lei ha rilanciato la musica dance fortissima e quindi con un altro sapore, bello perché i ragazzi giovani ci mettono loro e creano, e quindi per noi sentire, io ho sentito tantissime versioni di The Rhythm, per esempio anche Bob Sinclair l'ha rifatto, tanti ragazzi giovani, mi fa molto piacere sapere che loro prendono The Rhythm che è anni 90 e la trasformano con dei suoni attuali, quindi molto bello sentire questa trasformazione, ho detto in portoghese, però per dire il cambiamento sono i ragazzi di oggi, no? che hanno un'altra maniera di vedere la musica e anche come ballano, perché io a vederli come creano, come vanno al computer, come fanno sport, è tutto diverso, c'è più creatività, ecco, loro hanno messo di loro sopra, a quell'epoca era tutto un po' più lento, quindi ora loro vanno molto più veloci e mettono questa cosa, questo sapore nuovo dentro la musica dance. Dopo aver fatto questo piccolo viaggio nel passato, arriviamo al presente, è tornata Corona, è tornata con un nuovo album che si chiama Y Generation. Esatto. Partiamo dal titolo, chi è questa Y Generation? Sono sempre i ragazzi di oggi, sono ragazzi di oggi. Per rifarsi. Sì, loro comunque girano sempre con MP3 e ci hanno sempre sotto in mente questo Y, quindi questa Y Generation che sono loro che ascoltano tanta musica, che anche se va tutto male, anche se ci sono tanti problemi, la musica c'è sempre. Osservando loro abbiamo pensato con la produzione, abbiamo scelto questo nome che è Y Generation perché racconta un po' di loro. Allora, sono 12 tracce, giusto? Esatto, ecco quando dicevo che ho cominciato a scrivere lì un po' con Inghilterra, con la produzione, e poi ho preso gusto, ragazzi. E c'è ancora tanta carne per mettere sul fuoco. Questo è un piccolo assaggio, ho fatto sono un po' immersa nel mondo brasiliano, italiano, a musica rap, musica black, e quindi abbiamo messo un poco di tutto, e pop dance questo disco. E quindi sono 12 canzoni che si contaminano, no? Con diversi stili musicali, diversi generi che sono fusi tutti insieme, possiamo dire così? Possiamo dire così.
album dal quale sono già estratti due singoli. Il primo Angel, di cui c'è anche un video, esatto. E il secondo che ho qui in mano, questa è un'anticipazione, si intitola Saturday. Sì, che ho visto questo, no, io non l'avevo vista, direi. Visto prima io di te. Sorpresa, vedi, la produzione mi fa delle sorprese, questo è bello, grazie Mr. Marco. Fatto la sorpresa questo, sì, Saturday, perché pensando sempre a voi, che uscite sabato sera per ballare, no? Quindi è quello, ho pensato, it's Saturday night, quindi sabato sera si esce, si va a ballare, si va a divertire. Corona, grazie mille, spero di riaverti presto su Enjoy Television. Ok, a tutti gli ascoltatori, tutti quanti che vedono Enjoy Television, mando un beijo enorme per voi, un bacione grande, a big kiss, see you, thank you.